Si rassegna a correre per le vittorie di tappa. Eccolo comunque protagonista, riesce comunque anche al giro ad essere protagonista, lo vediamo su questa salita, siamo a Vasto e Gastone Nencini in maglia Carpano lascia il segno nella tappa di Vasto vincendo con questa staccata nel finale. Ci sono anche Boni, Martin e gli altri tutti i protagonisti, Fabbri della Legnano e tutti gli altri protagonisti di giornata. Anticipa nel finale sia Jacques Anquetil, sia Charlie Gaul e sia Ercole Baldini che è campione del mondo e vince la tappa di Vasto, un modo per lasciare comunque il segno in un Giro d'Italia in cui non ha fortuna e in cui ha dovuto arrendersi già nel secondo giorno arrivando appunto alla Betone. Giro d'Italia che sarebbe stato vinto da Charlie Gaul con un'impresa memorabile in Val d'Aosta. Lì a Vasto, alle spalle di Nencini, arrivarono due corridori che poi avrebbero ritrovato protagonisti